Un appuntamento intenso e spontaneo tra il successore di Pietro e quanti hanno scelto di dedicare la propria vita all'amore più grande. Venerdì 12 giugno, nel pomeriggio, Papa Francesco si è recato nella Basilica di San Giovanni in Laterano per incontrare i partecipanti al terzo ritiro mondiale dei sacerdoti, sul tema «Chiamati alla santità per la nuova evangelizzazione». Nella meditazione iniziale, tenuta a braccio, il pontefice ha insistito soprattutto sui sentimenti che dovrebbero muovere un sacerdote, non un funzionario a orario fisso, ma un innamorato onesto, capace di dialogare e confrontarsi apertamente, insomma non una persona sigillata nelle abitudini, ma sempre in contatto con la sorgente della vita, nonostante la stanchezza e le difficoltà. Il tabernacolo può essere noioso e non è una televisione, ma lì troverete l'amore. E se non sai cosa dirgli, se sei stanco, digli che sei stanco. E se ti addormenti, fai che lui ti guardi e che lo Spirito Santo preghi per te. Da lì, in questo dialogo che è dialogo d'amore, un dialogo silenzioso, senza parole. Tra i tanti temi toccati, il pontefice è tornato a parlare delle omelie, che non devono essere delle conferenze o delle lezioni di teologia, ma essere capaci di toccare la vita delle persone, dell'ecumenismo del sangue e delle colpe del passato, perché anche noi, ha chiarito, abbiamo ucciso in nome di Dio. Rispondendo poi a 5 domande dei sacerdoti, Papa Francesco si è soffermato sul senso della testimonianza e dell'evangelizzazione, perché solo vivendo le cose in cui si crede è possibile attraversare la vita delle persone senza fare proseliti, che sono una caricatura dell'annuncio, sottolineando poi che la Chiesa deve essere tra i poveri senza creare ideologie o lotte di classe. Il successore di Pietro ha ricordato che il demonio entra dalla tasca. Il popolo fedele di Dio perdona. Perdona un sacerdote che ha una svista affettiva, si attacca un pochettino alla bottiglia, ma mai il popolo fedele di Dio, mai perdonerà un sacerdote che sia attaccato al denaro o che tratti male la gente. Te va a perdonare a un sacerdote che esté appegato al denaro o che maltratte la gente. In un colloquio lungo e a tutto tondo, Papa Francesco ha parlato poi della possibilità di ricercare con gli ortodossi una data unica per la Pasqua per favorire unità tra le chiese, delle potenzialità in Asia, una delle promesse più grandi della Chiesa, del suo viaggio in Africa, che lo dovrebbe vedere pellegrino il prossimo novembre nella Repubblica Centroafricana e in Uganda, forse anche in Kenya, e del tema dell'accoglienza dei migranti. Stiamo vedendo quanta gente d'Africa. Stiamo vedendo quanta gente africana viene in Europa a cercare un posto migliore. E la domanda che l'Europa si fa è: dov'è che io posso mettere questa gente? Ma questo non basta. Questo è l'aspetto di emergenza. Quello che è necessario è che l'Europa vada in Africa. Non a portare via cose dall'Africa, ma a investire in Africa. Perché in Africa ci sia industria, lavoro e la gente non debba venire qua. L'ultimo passaggio di questo intenso pomeriggio è stata la celebrazione eucaristica, durante la quale Papa Francesco ha parlato della tenerezza di Dio che sempre ci accompagna. Oggi chiedo a voi, in questo ritiro, di essere pastori con la tenerezza di Dio. Di lasciare la frusta appesa nella sacrestia e di essere pastori con tenerezza, anche con coloro che vi creano più problemi. Incluso con los que le traen más problemas.